Buongiorno team Olivieri e benvenuti in questo video estivo. Anche se non direste perché ho una felpa. Beh, oggi qui da me a casa fa abbastanza freddo. Scusate anche i capelli veramente poco carini. A quanto pare oggi non riesco a fare una frangia. Comunque, il video di oggi è un video che avevo fatto tanto tempo fa e che vi era piaciuto tantissimo. Comandate la mia vita per 24 ore. Infatti, oggi vi farò dei sondaggi su Instagram o forse anche su YouTube. Non lo so se si possono fare, in cui voi sceglierete che cosa farmi fare durante la giornata di oggi. E le prime domande che vi faccio sono se tenere fare i capelli ricci, cioè sostanzialmente lasciarli così, oppure farli lisci. E spero con tutto il cuore che mi diciate lisci perché oggi sono veramente impossibili. Ho fatto la storia su Instagram e la maggior parte delle persone, grazie a Dio, ha risposto capelli lisci. Quindi ora mi accompagnate in bagno e andiamo a piastruare questa cosaccia senza una vera forma. Ci vediamo tra poco. Fa male quando non li spazzoli il giorno prima, li lavi e ti vengono mezzi lisci, mezzi ricci. Ho detto ricci, che mezzi lisci, oggi non so parlare, comunque volevo dire risci, che è mezzi ricci e mezzi lisci. Asta risci. Così sembro Hermione Granger. Comunque in tutto ciò laggiù c'è Amy che ci guarda. Ciao Amy! Non mi calcola neanche. Allora, finalmente sono riuscita a stirarli, anche se oggi mi fanno arrabbiare perché non riesco ad avere la frangetta. Si è formato questo buco misterioso sulla mia fronte e boh, li ho stirati più o meno così così. Comunque, la domanda che faccio adesso è se mi devo truccare in maniera natural, quindi boh, un ombretto sobrio, neanche il fondotinta, anche perché tra l'altro ora ho le lentiggini e sono strafelice, oppure glam, quindi con un ombretto colorato, rossetto, eccetera. Allora, la maggior parte delle persone hanno detto natural, grazie al cielo perché sono pigrissima, oggi non ho voglia di truccarmi troppo e niente, mi trucco. Nel frattempo c'è Amy che cerca di scappare di casa. Bene ragazzi, è successo un pasticcio, mi è entrato dell'eyeliner nell'occhio e ora occhio nero, oh mio Dio. Eyeliner assassini a parte, ho finito di truccarmi e adesso vi chiedo come vestirmi. Dal momento che non so se faccia freddo o caldo, faccio scegliere a voi se farmi morire di freddo o di caldo con una delle mie magliette del merchandise che trovate qua sotto nel link in descrizione. La maggior parte delle persone ha scelto di farmi morire di freddo, probabilmente perché non sa che oggi a Torino fa freddo e entra Amy in camera. Comunque adesso vi chiedo se fare colazione in casa oppure fuori. Ok, adesso sono fuori con mia mamma con il tempo più strano del mondo perché c'è il sole, ma sta piovigginando, quindi abbiamo preso l'ombrello per sicurezza, per evitare di fare il bagno qui in città, Estivo. il bagno estivo. Sì, abbiamo la piscina enorme. Ciao, in questa parte di video ho dovuto fare la voce dopo perché c'era troppo rumore, c'erano dei lavori in corso. Comunque vi ho chiesto di scegliere la brioche alla Nutella oppure la marmellata. Voi avete scelto la Nutella ed era molto buona, miam miam, in questo video la sto mangiando, buona! Ok, allora abbiamo finito di fare colazione, nonostante ci fossero trapani, rumori vari, eccetera. E adesso decidete se farmi tornare a casa oppure, non lo so, andare in un centro commerciale, così magari compro anche delle cose per il back to school. Allora, vabbè, io che sono una persona che vorrebbe sempre stare a casa, oggi mi faccio il giro del mondo perché avete scelto di andare al supermercato. Quindi ora vado. Se c'è una cosa che mi piace un sacco è guardare i diari di scuola. E qua dietro, io lo so, ce n'è uno bellissimo. Questo, prima di tutto. Qua ci sono tutti quanti gli astucci che mi fanno venire in mente la mia infanzia. Io trovo molto carino questo, se dovessi andare a scuola lo prenderei. Però magari qualcosina me lo potrei prendere, tipo questa cosa con l'ananas oppure questa cosa con la liguria.
Ve lo chiedo nel sondaggio. Però potrei prendermi anche uno dei diari, alla fine possono tornare utili. Ve lo chiedi in un altro sondaggio. Che bello quello, mamma, mamma, me lo prendi? Bello, sì. Me lo prendi? Va bene. Ragazzi, la mamma mi compra lo zaino, sì. Ma me lo compri veramente? Secondo me no. Comunque io da piccola ero convinta che questi zaini, tipo con questi bottoni, ci cliccavi sopra e ti facevano prendere il volo. Troppo fichi. Ok, hanno vinto clamorosamente Harry Potter, che tra l'altro si abbina con la mia maglietta, fighissimo. E poi questa pennina con l'angurio, che si abbina con i miei capelli. Cioè, avete scelto le cose che, diciamo, meglio mi rappresentano, forse. Non lo so. Adesso scendiamo sotto e magari compriamo qualche biscotto, invece. Ok, li ho trovati. Allora, io so benissimo che mia madre preferisce prendere Nutella Biscuits perché questi dicono, oh, sono troppo nauseanti. Io però in realtà non li ho mai trovati, quindi mi sa che farò il sondaggio cattivello. Faccio il sondaggio però scrivo, questi sarei molto curiosa di provarli, perché se non ve lo scrivo, secondo me voi scegliete questi. Però vediamo. Bene, il mio cercare di indurvi a farmi prendere questi non ha funzionato. Avete scelto comunque Nutella Biscuits. Non sono soddisfatta di questa scelta. E niente, prenderò i soliti che ho già provato un milione di volte e non gli altri. Vabbè, sapete che c'è, io ci riprovo. Quindi ora prenderò dei biscotti a caso e li rimetto nel sondaggio con i pan di stelle. Per cui questa volta li dovete scegliere per forza. Se non li scegliete, mi arrabbio. Finalmente il mio costringervi a farmi prendere qualcosa ha funzionato e ora mi porto i miei pan di stella alla cassa. Ok, spesa finita, ora si torna a casa. Ok, adesso che sono a casa voglio assaggiare questi biscotti pan di stelle che non ho mai provato prima e vi do la valutazione e vi dico cosa ne penso. Se mi mettono in queste scatoline piccoline, tenere, carine da portare tipo a scuola. Se andassi a scuola e oddio, mi sono già sporcata di cioccolato. No! Fatto pasticcio. Vabbè, qui c'è un po' di crema. Adesso assaggiamo. Sono buoni. Mi ricordo un dolcetto che mangiavo da piccola, che non saprei dirvi quale. Però mi ricordano un po' l'infanzia, non so perché. 9 su 10. Ci sto. Ho fatto che mangiare anche l'altro perché era una scatola da due, vuoi lasciarlo fuori. Comunque, adesso andremo a mangiare fuori e vi faccio il sondaggio se andiamo in un ristorante giapponese o messicano. Eccomi qui, alla fine del sondaggio avete scelto di mangiare giapponese, quindi ci stiamo avviando al sushi per fare un bel pranzo pieno di sushi! Fatemi sapere sotto nei commenti qual è la cosa che prendete di solito al sushi. E se preferite pizza o sushi. Allora, credo che qualcuno per questa sfida di 24 ore mi abbia detto di dormire per 2 ore a caso dopo aver mangiato il sushi, perché sono arrivata a casa e mi sono addormentata. Comunque, adesso, anche se è un po' tardi, devo registrare un video, per cui vi farò scegliere se registrare un TPD oppure un versus. Allora, sono qui a fare il video. Oddio, dal telefono faccio una luce orribile. Comunque, alla fine avete scelto TPD. È una cosa che mi ha stupito, infatti ho dovuto cambiare script perché io mi ero preparato un versus. E niente, adesso sono con il green screen, i libri di scuola e lo sto preparando. Ci vediamo tra un'oretta. Che bei denti bianchi. Ciao, eccomi qua dopo il video. Adesso è tardissimo, sono le 10 di sera. In realtà ho finito di registrare alle 7, però adesso ho telefonato ad Ale. In realtà non abbiamo neanche cenato, non so se ceneremo stasera perché eravamo troppo pieni dal sushi. E poi io ho mangiato un pochino registrando il video. Dovevo mangiare una tazza di latte e cereali, me ne sono mangiato un po' troppa. Comunque adesso vi ho chiesto se fare una skincare routine
per la sera? Mi avete risposto di sì. La domanda che vi sto facendo adesso è se utilizzare la maschera trasparente oppure la maschera nera. Nel frattempo mi strucco e vi dico che il motivo per cui non sto facendo uscire tantissimi video ad agosto è perché, uno, so che siete in vacanza e due, in teoria lo sono anch'io, però no, in realtà sto registrando tantissimi video per il back to school per settembre, quindi tipo dal 1° settembre usciranno tantissimi video, spero almeno 4 a settimana, tutti quanti sul ritorno a scuola, versus TPD, eccetera. Se volete darmi anche qualche consiglio sui video da fare, scrivetemeli qua sotto nei commenti. Un occhio truccato e l'altro no. Allora, la maggior parte delle persone ha detto che vorrebbe vedere la skincare con la maschera nera, quindi adesso mi lego i capelli e la metto. In realtà io non faccio praticamente mai la skincare perché ho la pelle abbastanza pulita, senza brufoli, e l'unica cosa che faccio di solito è mettermi un po' di crema idratante, e se mi metto le maschere solo perché è divertente. Comunque adesso la metto e devo aspettare ovviamente che si asciughi. Questo ci mette un bel po' di tempo, tipo 15 minuti, 20, ed è divertentissimo poi vedere quando si stacca e solleva qualche pellicina. In realtà a me non ne solleva tante, quindi non è divertente, però la metto. Adesso per toccare il telefono sarà divertente perché lo sporcherò tutto. Adesso, mentre aspetto che si asciughi, vi faccio una domanda che consisterà in questo: mentre aspetto, studio oppure gioco a The Sims? Spero che diciate The Sims. Ovviamente, grazie al cielo, la cosa che è stata più votata sono state The Sims. Faccio fatica a parlare perché questa cosa si sta già seccando. Ci ha messo un'ora ad accendersi il computer e niente, ora gioco un po' finché non si asciuga, anche se è già asciutto in realtà. Eccomi qua su The Sims, questa sono io. Adesso mi vedete con questa tenuta strana perché nel gioco sono una grandissima attrice di successo e ora sono sul set. E niente, devo litigare con un tizio. Spero che la parte vada bene perché non mi sono preparata benissimo, ma tu, Ele, ce la puoi fare. Guardate che bella, sono talmente tanto famosa che emano luce. È stupendo. Vediamo come andrà. Attenzione. Dai, sta andando bene, oddio. Mamma mia, grande Ele, grandissima. Ci siamo ragazzi, è il momento di togliere la maschera. Si era asciugata per bene. Ok, si è staccata solo fino qua. Mamma mia, come secca, come pizzica. Ok, fatto. Adesso qua. Dai, non riesco a staccare da nessun punto. Oddio, è troppo appiccicata dappertutto, no? Oh mio Dio, che male. Non riesco a staccarla, Rimarrò con questa maschera. Ma si è appena attaccata alla pelle. Lo sapevo io che devo metterla più spessa. Ma mannaggia. Oggi è stata molto deludente. Niente satisfying videos. Il dolore. Ok, ecco perché preferisco non farlo. La mia pelle è più bella prima di farle. Che male. Oh mio Dio. Ok, ora che mi sono staccata la pelle, per finire metto una crema idratante. Non sto a farvi sondaggio per la crema idratante perché le ho tutte uguali. Che bella sensazione. L'ultima domanda che vi faccio della giornata, anche se so già la risposta, è: volete il video domani o dopodomani? E io so già che mi direte domani, quindi lo dovrò editare stanotte. Grazie. Ovviamente sapevo che mi avreste detto di editarlo entro domani. Adesso sono le 7 di mattina, tra poco uscirà il video. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Vi ricordo che potete acquistare le mie felpe, magliette su Nerd Overdose. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacione dalla vostra Patina Rossa.